Ad un anno dall'alluvione, oggi ci troviamo in Contrada Campodino con il sindaco di Torano, Dino Pepe, per le delusioni ad oggi, per i mancati fondi e anche le segnalazioni che poi ascolteremo dei cittadini della zona. Assolutamente, oggi siamo qui a segnalare questa profonda delusione nei confronti dei comuni proprietari di questo ponte e soprattutto della provincia, della regione, che hanno sì tanto promesso in questo anno ma nulla hanno fatto per risolvere questo increscioso problema che riguarda non solo il territorio di Sant'Omero, Nerete e Torano Nuovo, ma tutto il centro della Val di Brada. Questa è stata una via molto trafficata negli anni e purtroppo da un anno siamo in queste condizioni. Tutti possono vedere e constatare la situazione di questo ponte. Non ci sono progetti, non ci sono iniziative, nulla c'è di concreto affinché questo problema possa essere risolto. Io sono vicino ai miei cittadini di Torano che sono i primi a essere penalizzati di questa situazione. Purtroppo il comune di Torano non può fare nulla perché non è il comune proprietario di questo ponte. Ecco, ricordiamo la delusione sua anche per la mancata risposta dei sindaci dei due comuni Sant'Omero e Nereto. Sì, io capisco le difficoltà economiche, i problemi di bilancio li abbiamo tutti, tuttavia ad un anno dall'alluvione, ad un anno dal nulla di fatto, non solo dei comuni, ma soprattutto anche da parte della regione, da parte della provincia, che hanno visto, hanno vissuto questi problemi, ci hanno promesso tante risorse, ma nulla, nulla ad oggi è stato fatto. Io sono deluso, amareggiato, arrabbiato, io per conto dei miei cittadini, perché questa frazione sta morendo a causa di questo ponte crollato. Pensate che il Finsider che era qui, il tubo che era sul ponte, è stato trascinato a circa 200 metri e adesso si trova nel centro del torrente Vibrata e sotto c'è addirittura un'auto sepolta. E quindi oltre ai danni ci sono anche danni di carattere economico, di carattere ambientale soprattutto, ma soprattutto di percorribilità delle strade. Tra i residenti della zona oggi incontriamo il signor Leo Zenobbi. Siete costretti a fare anche 6-7 km in più? Sì, normalmente si passa per Garrufo oppure per la fornace di Nereto. Purtroppo il disagio è enorme perché chi deve andare più volte a Nereto trova molte difficoltà, ma non solo, il consumo, anche perché i carburanti oggi stanno alle stelle. Poi un'altra cosa che mi meraviglia, come mai qualcuno non interviene per togliere questo tubo che era del ponte e diciamo eliminare quella macchina che sta sotto, perché con l'aumento dell'acqua potrebbe arrivare le batterie, quindi ci sarà un inquinamento anche sui fiumi. Gabriele Venturini, il proprietario di un'azienda agricola di Sant'Omero, e da questa situazione avete avuto grandi disagi? Sì, quest'anno sì, per riuscire a trebbiare, fare i lavori a gente, abbiamo dovuto aumentare i prezzi perché se no non riuscivamo, dobbiamo fare 10 km in più per andare a fare i lavori. E dai residenti, in ricordo di questo anno trascorso, un ringraziamento a tutte le istituzioni per l'impegno messo alla realizzazione del ponte.